Amici, buongiorno e ben ritrovati. Oggi siamo qui a parlare di post-produzione. Tanti nel corso del tempo mi state chiedendo di parlarvi di questo, di dire la mia, vedo di farlo. Dunque, premetto che sarà un video piuttosto lungo, sarà diviso in due parti. Nella prima parte voglio parlarvi della mia filosofia per quanto riguarda la post-produzione. Faremo un accenno sull'intelligenza artificiale, anche sui sistemi informatici che dobbiamo utilizzare, mentre poi nella seconda parte faremo insieme la post-produzione di una foto, vi farò vedere quello che faccio io abitualmente, poca roba, lo dico subito. Bene, quindi partiamo in tromba. Fatto il sommario, se non vi interessa la mia opinione passate direttamente alla parte 2. A chi interessa, cominciamo. Innanzitutto, qualcuno mi ha chiesto se esiste un'alternativa a Photoshop. No, dello stesso valore, no. Photoshop è ancora oggi, e lo sarà secondo me per molti anni ancora, la soluzione più completa, più comoda, più performante per fare post-produzione. Anche qui mi chiedete dei plugin, sì, ci sono, alcuni sono molto ben fatti. Secondo me, dopo l'ultima versione di Photoshop, se ne può fare a meno. Photoshop ormai è indipendente. Prima magari si potevano usare per la nitidezza, per il rumore, per queste cose qua. Adesso Photoshop fa tutto da sé, lo fa egregiamente. Tutto questo io cerco di portarlo nell'ambito del fotoamatore. Il professionista magari ha certe esigenze particolari, quindi deve rivolgersi a altri sistemi, soprattutto per quanto riguarda i plugin, perché magari ha bisogno di qualche cosa di diverso. Però per il fotoamatore, secondo me, Photoshop basta e avanza. La post-produzione, beh, come la intendo io? A me piacciono le foto piuttosto sature, piuttosto vivide, molto contrastate. Quindi io agisco su queste tre cose. Con alla base l'idea di ricreare ciò che il mio occhio ha visto al momento. Perché sappiamo che l'occhio umano è una cosa, la macchina fotografica è un'altra. Beh, il nostro occhio ha gamma dinamica, cromatica, profondità di campo e via dicendo, infinitamente superiore alla macchina fotografica. Quindi non vedremo mai riprodotto esattamente ciò che abbiamo visto. Lo scopo, secondo me, deve essere questo, quello proprio di riprodurre ciò che vedevamo in quel momento, magari enfatizzandolo. Cosa che a me piace fare. Enfatizzare vuol dire io intervengo sui colori, magari intervengo sui contrasti, su queste cose qui. Personalmente io intervengo anche molto sugli elementi di disturbo. Se c'è qualche cosa che a mio gusto non mi piace nell'immagine, io la levo. A me non me ne frega niente che mi si debba dire ma c'era perché l'hai levata. La levo perché a me non piace. Cioè, la base secondo me deve essere che una volta che ho finito il mio lavoro io devo essere contento, non devo rendere conto a nessuno, non deve piacere a nessuno, non devo avere l'approvazione di nessuno, deve soddisfare me. Se a qualcuno non piace, chi se ne frega, non la guarda. Cioè, e questo parlo ovviamente, ragazzi, di una cosa estetica, perché se qualcuno vi pone un accento tecnico sulla vostra immagine, non fate fighe, ma a me piace così, no. Se qualcuno vi dice, che ne so, guarda che i bianchi sono bruciati, non devi dire, ma a me piace così. No, ti dice, i bianchi bruciati è una fotografia sbagliata. O una post-produzione sbagliata. Quindi, un conto è l'osservazione tecnica. Un conto è l'osservazione puramente estetica di gusto. O filosofica, perché in questo caso si parla di filosofia. C'è il purista che ti dice che niente deve essere toccato. Ma io non faccio documentari, io sono una persona che si diverte a fotografare, quindi devo avere soddisfazione. La mia soddisfazione è avere una cosa che rispecchia i miei gusti. Quindi io, se ho il rametto che mi dà fastidio, io lo levo, punto. Piaccia o non piaccia, resta così. Bene,
Questo ci porta a parlare di intelligenza artificiale, perché l'ultima versione di Photoshop implementa l'intelligenza artificiale, che per queste cose qua è comodissima. Per levare gli elementi di disturbo è una figata. Io la uso tantissimo, la uso anche per lavoro, perché purtroppo a volte il cliente ti chiede cose che non è possibile realizzare. Cioè, vi faccio un esempio: devi fotografarmi quella cosa lì, ma davanti a quella cosa lì c'è il cestino della spazzatura. Loro il cestino della spazzatura non lo vogliono, tu non lo puoi togliere dall'inquadratura. Prima devi diventare matto, clona di qui, di là. Adesso con l'intelligenza artificiale lo levi in un secondo ed è una figata. Quindi viva l'intelligenza artificiale per queste cose. Un altro discorso è il creare da niente un'immagine. Anche qui, cioè, se Tizio ha fotografato o meno l'orso polare, a me non interessa. Cioè, se lui è contento di mettere una foto finta di un orso polare, affari suoi. Cioè, a me piace l'idea di fotografare l'orso polare perché, prima di tutto, perché ho l'emozione di essere vicino a un animale meraviglioso e già questo mi rende felice. Sono in un posto incredibile e questo mi rende felice. Ho la soddisfazione di aver investito tempo, soldi, fatica, magari in certi casi anche abilità per realizzare una cosa, e questo mi rende felice. Se per qualcuno non è così, ma è contento che ha fatto una foto e dice: ostia, wow, ho fregato tutti, ho preso 2000 like, ma buon per te. Cioè, secondo me il fotomatore deve avere soddisfazione personale, è tutto qui. Se la soddisfazione personale è ricevere i like sui social, buon per voi. Quindi, a me onestamente, che uno una foto l'abbia fatta davvero, abbia creato con l'intelligenza artificiale, la cosa non mi tocca. Dal punto di vista professionale, sicuramente avrà un impatto. Su certi tipi di lavori avrà un impatto, perché è innegabile questo. Nel corso dei secoli tanti mestieri sono andati a sparire perché sono soppiantati dalla tecnologia, e anche certe professioni riguardanti il fotografo spariranno. Questo dobbiamo rendercene conto. Se adesso c'è chi magari chiede al fotografo la foto della Torre Eiffel al tramonto, non sarà più così. Se anche per la pubblicità ci saranno molti problemi. Io lavoro in pubblicità, quindi, però non mi pongo tanti problemi, perché secondo me, se capisci prima dove va il mercato, ti ci adegui, se sai il fatto tuo, riesci sempre a cavartela, così la penso io. Tanto poi per altre cose ci saranno sistemi di tutela per il reportage e via dicendo, cioè il deepfake che adesso spopola e mette ansia a tante persone, secondo me verrà molto limitato, ci saranno sistemi per poterlo beccare. Comunque questa è una divagazione. Sempre sul punto di vista della filosofia della post-produzione, il consiglio che vi do io è: fatela una vostra, come per le fotografie, fate le vostre, anche la post-produzione. Cioè, seguire il corso di post-produzione di Tizio per fare le foto come Tizio, che senso ha? Cioè, è un discorso che, se io non so usare Photoshop, vado da una persona che mi insegna, e questo è un discorso. Ma ad andare da una persona che ti fa vedere come lui post-produce le foto per poi rifarle uguale, che cosa, cioè, che cosa porta? Fate le vostre fotografie, la vostra post-produzione, magari prendete spunto, perché da chi ha una buona idea si può prendere spunto, ma non fate le cose uguali agli altri, che poi diventerete sempre dei cloni. E nella vita non bisogna essere cloni di nessuno in nessuna cosa, cioè... Bisogna. Il fotografo è anche un artista, l'artista deve mettere se stesso in quello che crea. Divagazione. Ultima cosa prima di passare al lato pratico. Anche qui tanti mi chiedete che sistema usare, Windows o Mac. Io uso Mac e vi spiego perché. Non sto qui a dirvi uno meglio dell'altro. Io lo uso perché, prima di tutto, io faccio sempre riferimento al lavoro, quindi la cosa per me più importante è l'aspetto lavorativo. Dall'aspetto lavorativo Mac mi dà mille vantaggi,
semplicità di uso, comunicazione con gli altri dispositivi, durata nel tempo, stabilità. Io da che ho Mac, se ho avuto 10 crash in 10 anni ne ho avuti tanti. Cioè, io se mi metto a lavorare sul Mac so che posso lavorare 10 ore, non crescerà mai. Quando lo facevo con Windows, probabilmente è cambiato e sarà stabilizzato, non lo so. Io mi trovo bene con Mac e vado avanti con Mac. L'iMac che vedete dietro di me, ad esempio, è un 2017. Siamo nel 2024, funziona ancora bene. Ogni tanto c'è qualche rallentamento, vedrete magari nel video la pallina che parte, ma roba di un paio di secondi, non mi crea problemi. Conto di cambiarlo probabilmente nel 2025, quindi quando avrà 8 e oltre anni. Ecco, se posso dare un consiglio, al momento dell'acquisto investite qualche cosa in più. Questo vi garantirà una durata maggiore dell'apparecchio. Non prendete il base, e magari aggiungete un po' di soldini, ve li ritroverete dopo. Altra cosa, questo vale per il Mac o il computer che sia, come vale per la macchina fotografica, comprate ciò che vi serve. Cioè, non è che la macchina che ha dei macchine, intendo computer, no? Che ha delle caratteristiche più alte di un'altra, vi darà prestazioni maggiori. Cioè, se voi adesso andate a comprare un buon, parlo sempre di Mac perché è quello che uso io, ma il discorso vale anche per Windows, un buon iMac 24, adesso c'è il 24, che costa 2000 euro, e andate a comprare il Mac Pro che ne costa 6000, non è che il Mac Pro farà qualche cosa che l'iMac non fa. Forse se farete il calcolo ci metterete un decimo di secondo in meno a fare un'operazione su Photoshop, magari, forse, non è neanche detto, perché sono sistemi creati per chi fa certi tipi di lavori, fa montaggi audio, montaggi video, grafica 3D, ma per l'uso della fotografia non servono, cioè non vi danno niente, e anche la durata nel tempo non sarà così superiore a quella della vostra buona macchina, e contando la differenza che uno costa quasi 4 volte l'altro, non vi varrà la pena. Quindi comprate ciò che vi serve con un occhio al futuro, quindi investendo qualcosina di più. Io quando comprai questo, il mercato era diverso, comprai il top di gamma, quindi investì 1000 euro in più rispetto alla base che c'era allora, però siamo già quasi a 8 anni e ce l'ho ancora qui, quindi sono contento del mio investimento. Quindi guardiamo da questo punto di vista. Perfetto, credo di avervi detto tutto. Ora basta con le chiacchiere, la sigaretta l'ho finita, passiamo a post produrre. Una postilla, sarà veloce, io non sono uno che ci perde troppo tempo nella post produzione e non sono uno maniaco del dettaglio, quindi su tante cose non intervengo. Anche qui, se a voi piacciono certe cose, perché il vostro gusto è sempre quello che comanda, allora farete altri interventi. Non è che perché Marco Rodelli non l'ha fatto o non va fatto, no, Marco Rodelli di contare i peli di un animale non interessa niente, ma magari a Tizio e Caio interessa di più, quindi Tizio e Caio interverrà sulla nitidezza. Secondo me, ora come ora, con i nuovi sensori, le nuove macchine fotografiche, i nuovi obiettivi, sono già talmente nitidi di loro che vabbè, si rischia anche magari di andare nell'artificioso, però è una questione di gusti. Quindi io queste cose non le faccio, se qualcuno le vuol fare, buon per lui, nel senso deve essere contento. Tenete sempre l'obiettivo qui, la vostra fotografia finita, dite: oh, sono soddisfatto,
Oh, che bello, sono stato bravo, sono contento, sono felice a guardare la mia immagine. Ecco, quando avete ottenuto questo, allora avete fatto una buona post-produzione. Bene, penso di aver detto tutto, se poi mi viene in mente ancora qualche cosa da aggiungere lo farò nel mentre del video, ma adesso bando alle ciance, cominciamo. Sì, eccoci qua, abbiamo aperto Bridge, io uso Bridge per comodità. Ho selezionato la foto che mi interessa, una foto del Merlo Acquaiolo. Vado ad aprirla con Photoshop. Vado su Camera Raw, io qua non sto a fare tante di che, gli do l'auto che di solito mi dà le regolazioni base che sono quasi sempre buone. Al limite c'è da fare qualche piccolo intervento, poca roba. Io ad esempio, proprio perché mi piace contrastare, ho paura sempre di bruciare, abbasso sempre le luci, questo è il mio gusto, faccio un primo intervento sulla tonalità che mi interessa, ma anche qui poca roba, proprio poca roba, perché poi per me si fa meglio con Photoshop. Con i teleobiettivi gli interventi sull'ottica si possono tranquillamente evitare, perché tanto, come vedete, non fa niente. Con i grandangoli magari vale più la pena. In questo caso non c'è rumore da togliere, ho scattato 400 ISO. Però per chi non avesse mai provato la funzione di riduzione del disturbo automatico di Photoshop, è una figata, cioè funziona benissimo. Quindi utilizzatela. Bene, ora andiamo direttamente da Camera Raw Photoshop. Avete già notato che ad esempio ho lo sporco del sensore, devo pulirlo, lo so. Quindi la prima cosa che levo io è questa, perché questa va levata con un colpetto di cerotto, si leva in un secondo. È zozzo, pensate che ho scattato F4, no, F5.6 che ho solo un E4. Pensate quando devo scattare F20, cosa mi salta fuori, vabbè. Devo farmi questo sbattimento di pulire il sensore, appena ho la voglia lo farò. No, questo è il zozzume dello schermo. Perfetto. Ora che cosa faccio io? La composizione è a posto così? C'è forse un pelino di aria in alto che magari a mio gusto andrebbe levata, ma poca roba. Ecco, giusto per. Ora, come vedete, già di per sé si nota questo color oro dominante. Ecco, a me piace l'idea di enfatizzare questo, quindi è quello che farò, voglio fare con il bilanciamento del colore. Non esageriamo, però un po' di mezzi toni, un po' di luci, secondo me così va bene. Come vedete, poca roba. Io gli do sempre, perché ve l'ho detto, sono malato con queste cose. Io gli do sempre un po' di saturazione. E anche un po' di vividezza. Io gliela do sempre. A me piacciono foto molto sature, molto vivide. Quindi io gli pesto sempre dentro. In questo caso vado a dare un pelo di esposizione, occhio, dopo andrò sui bianchi perché voglio un po' più di contrasto, quindi poco. Un attimino sulle curve. Come
Come vedete, per me la foto è già a posto così. Quindi io faccio proprio interventi molto 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 basici. Non è richiesto niente di che. Alla fine della fiera è una foto di un animale, deve piacermi, mi piace, rispecchia quello che ho visto. Sono contento. A me potrei dargli nitidezza, ma non mi interessa, per me è sufficientemente nitida. Cioè, contando che queste sono foto, ragazzi, che utilizziamo sui social, cioè io di fare questo, mettere la foto al 200% e sta qui a vedere il dettaglio dell'occhio, a me non interessa, cioè la foto mi piace già così, per me c'è già un dettaglio sufficiente, è sufficientemente nitida, quindi io sono a posto. Se qualcuno la vuole, vuole qualcosa di più, perché gli piace più nitida, allora lo faccia. Però secondo me gli interventi in fotografia naturalistica sono proprio basici. Io chiudo qua, la salvo e la mia fotografia è a posto. Io salvo sempre su un hard disk esterno, perché per comodità, in questo caso salvo la foto post prodotta sulla cartella condivisa sulla scrivania, e ho sempre la copia di backup sull'hard disk esterno. Ecco, magari sugli hard disk esterni investite qualche cosa, perché sono una cosa che vi rimane. Perfetto, possiamo tornare a noi per i saluti. Ok ragazzi, come avete visto, tutto molto veloce, tutto molto semplice, giusto quattro regolazioni. Secondo me in fotografia naturalistica, se avete un buono scatto di partenza, non serve fare chissà che cosa. Questa volta eravamo fortunati, non c'era neanche niente da dover levare, ma è comunque roba che si mette qualche minuto, niente di che. Poi dopo, anche qui, fare una cosa piuttosto che un'altra sta a voi, però è tutto piuttosto rapido. La post-produzione è un miglioramento, è la finalizzazione della fotografia. Anche qui torno su un discorso che ho fatto tante volte: chi scrive no post-produzione non sa neanche cos'è una macchina fotografica, non sa come funziona, non sa niente, perché anche se tu scarichi la foto, la converti in JPEG o scatti addirittura in JPEG, peggio ancora, la macchina fotografica ha già post-prodotto di suo. Quindi la post-produzione c'è sempre, perché è lo sviluppo. Chi è vecchio come me e scattava con la pellicola, sviluppava, è la stessa identica cosa. Questo è lo sviluppo digitale, però io comprendo che con certe persone fare certi discorsi è tempo sprecato. Quindi, e poi torniamo sempre al solito discorso, uno è contento così, buon per lui. Cioè, è come quello che mi dice che la terra è piatta, ma alla fine della fiera la figura del pirla la fai te, non la faccio io, quindi chi se ne frega. Io cerco di darvi dei consigli, o più che dei consigli, la mia opinione è questa. Bene, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento e ci vediamo presto, spero. Alla prossima!